You ass! Come here, ass! Fuck! Se lo so, mi state guardando e probabilmente vi state chiedendo: chi è sta fregna? No, allora, ci tengo subito a darvi una spiegazione. Io mi sono truccato per due motivi. Primo, perché sto benissimo, sono meraviglioso. Secondo, perché siccome ultimamente noi maschi ci dicono spesso che parliamo delle donne, ma non ci mettiamo mai nei loro panni, non ci immedesimiamo mai, io ho detto va bene, ci hanno ragione, adesso io inizio a mettermi nei loro panni a fare delle cose pratiche. Ed è vero che ti cambia il punto di vista quando fai queste cose. Per esempio, io truccandomi ho imparato un sacco di cose, tipo quanto cazzo costano i trucchi. Porca troia, raga, è una cosa incredibile. Cioè, per farvi capire, io in camerino ho lasciato lo zaino col computer, ma il rossetto e l'ombretto ce l'ho qua, non me fido. Entrare in questo mondo è veramente pazzesco. Cioè, ragazzi, la prossima volta che uscite a cena con una ragazza, prima di stare lì a dire paghiamo la metà, la pari, guardatela in faccia, c'ha 800 euro di roba, offrite, non fate i tirchi, ok? Però non esagerate nemmeno, perché a me questo percorso di immedesimazione nel mondo femminile mi è un po' sfuggito di mano, non per colpa mia, però è andato un po' agli estremi. Cioè, mi è successa una cosa che, proprio a proposito di esperienze femminili, tipicamente femminili, è un po' hardcore. Cioè, alla veneranda età di 40 anni, anche io, per la prima volta, ho ricevuto una foto del cazzo in chat. Ebbene sì, gente, sono stato fotocazzato anch'io. È successo che mi ha scritto questo ragazzo sui social, mi ha detto: ah, ho visto i tuoi video su internet, mi hanno fatto ridere, volevo farti i complimenti. Io leggo questo messaggio qualche giorno dopo, gli rispondo: grazie, sei molto gentile, e vedo che visualizza subito e inizia a rispondere. Quindi vabbè, sto qui, cortesia, giustamente, aspetto la risposta, sta scrivendo 10 secondi, sta scrivendo 20 secondi, 30 secondi, a un certo punto smette di scrivere, po', selfie della nerchia, così. Ora, io vi giuro, quando mi è arrivata questa foto, non è che me la sono presa, non mi sono arrabbiato, non mi sono infastidito, ero più disorientato. Ma disorientato tipo, cioè, sai quando proprio non sai che fa, che ti spiazzano, come se io camminassi per strada, sbatto il gomito con quello che passa dall'altra parte, quello si gira e mi fa: ah, oh, sta un po' attento, a cinese. Capite? Cioè, mi ha proprio paralizzato, ed è quella la cosa che mi ha paralizzato, perché poi non era nemmeno la prima volta che io ricevevo delle avance sessuali da parte di maschi. Mi è capitato già altre volte, nonostante io non faccia altro che professare la mia venerazione alla vagina giorno e notte. Però sapete come sono fatti gli uomini: se te sei uno scopà, te lo dicono, non è che prima si preoccupano di quello che vuoi tu, no? Però mi era già capitato, ma nel modo classico, le frasi, cioè i ragazzi che mi scrivono: ah, vorrei tanto che passassi all'altra sponda, ah, vorrei toglierti la malinconia succhiandoti la via dal cazzo, ah, sei il mio comico preferito, che cozzalone te fa una pippa tutte le notti nei miei sogni. Queste cose qui. La foto dritta così non mi era mai arrivata. Infatti io non sapevo come reagire e non ho reagito, non gli ho risposto, ho fatto il vago, Però ho continuato a pensarci nei giorni successivi, perché questa cosa mi era rimasta nel cervello e continuavo ad avere il pensiero, no? Allora, la prima cosa che ho proprio sentito da dentro e che ho riconosciuto è che oggettivamente io ho un problema con l'oggetto pene. Proprio a me il pene come oggetto preso così in sé mi fa schifo, cioè è brutto, cioè, ma non è proprio una cosa, non è sessuale, è proprio visivo, cioè, capito? Sto piccolo alien focomelico, senza occhi, senza denti, senza braccia, però col capoccione viscido, cioè, è un attimo, sia chiaro, io parlo anche del mio, pure col mio c'ho un problema, è un problema solo visivo, andiamo d'accordo, ci divertiamo tantissimo, però proprio non lo posso guardare, cioè, proprio è come avere un amico del cuore super 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 brutto, che certo che ci esci la sera e ti vai a divertire, poi appena la prima ragazza che incontri fa: ma voi siete amici tu? Porco ciuta, ma perché? Poi se lui scopa, sono contento, è un amico, empatizzo, che cazzo? Ha scopato, dai, bella, certo. No, certo che sono contento, ohia, sì, sì, certo. Però non me lo dire con quella faccetta, per favore. E asciugati la bava che fai schifo. Cioè, a me per questo motivo,
quando mi capita di ricevere sesso orale provo dei sentimenti contrastanti, perché chiaramente da dentro la situazione mi sta piacendo, poi guardo la scena da fuori e penso: Madonna, ma questa come fa? Ma perché gli facciamo fare queste cose? Poi guardo anche me stesso da fuori e faccio: batti 5 campione! Però volete asciugare la bava che fai schifo. Oh, io non vorrei che questa cosa che sto dicendo passasse come una cosa vagamente omofoba. No, al contrario, regà. La gente a cui piace il cazzo, io la stimo. La invidio, perché sono persone che hanno un problema in meno rispetto a me nella vita. Non c'hanno il blocco che c'ho io. Sono come i thailandesi che se mangiano gli scorpioni fritti. Quelli se mangiano gli scorpioni fritti. Ma non è che se gli metti vicino una lasagna fanno... Oh mio Dio, che cos'è? Ma è besciamella. Madonna, pare che ci ha sborrato un cavallo, portala via! No, sono persone normali, no?